This is the new story about Top Driver. This is the new tournament. And this is NASCAR Madness. Fans, siete collegati con noi di Top Driver qui a Picco Serpente per la seconda ed ultima semifinale. Siete pronti? Siete caldi? E allora lasciate che vi presenti il mio collega, il mitico Stinky. Grazie al superbo Max Power per questa introduzione. Tutti qui in città stanno scalpitando per vedere gli ultimi due piloti che andranno alla finale del torneo NASCAR Madness. La prossima settimana avremo il campione di categoria che poi andrà a scontrarsi con gli altri nella pazzesca gara di fine anno Downhill Master Deluxe. Ma ora basta con le chiacchiere, diamo voce ai motori. Presentazioni. Prima auto, la sorpresa di questo torneo, Space Invader con la sua livrea vanitosa e muschiata. Ospite il pilota Martin Gambler che corre per il team Osu. Vedremo quale asso nella manica giocherà oggi. Ora una doppietta, due Chevy Impala, due auto molto simili, due piloti molto fratelli tra di loro, due storie d'amore per una sola donna, due sfidanti che corrono per lo stesso team, loro sono Jimmy e Timmy Four, due fratelli per il team Rocket, due fratelli a bordo di Darker e Lighter. Chi la spunterà? Scopriamolo! Ultimo ma non ultimo c'è Crossover, una Camaro Z28 che corre per il team Ultravalvole, la nostra officina preferita. Benvenuto ad Arturo Pistone, il cugino del fratello dello zio di secondo letto ma di primo latte della madre acquisita secondogenita del patrigno di Evaristo Pistone, uno dei finalisti già confermati per questo torneo. Saranno botte da orbi! Tutti in griglia, dopo il gong i piloti sono già ai loro posti, davanti a sinistra Darker e dietro di lui suo fratello Lighter. A destra Crossover e subito attaccato c'è Space Invader che parte in ultima posizione a seguito del tempo più lento nelle qualifiche settimanali. Il semaforo è acceso e noi siamo carichi! Partenza in 3, 2, 1, via! Scatto film di Darker dopo il via! Crossover tenta il recupero ma Lighter rallentata e Darker la muscia nel gruppo di compatta! Scontri spaziali prima del finale! Ma Darker ha la vittoria in tasca e taglia il traguardo seguito da Crossover e Lighter che si guardano in cagnesco! Ultima posizione per Gambler che si conferma il più lento dei quattro! La cautela non è mai troppa con quei tre lì davanti! Vediamo il replay! Forse proprio grazie al colpo di coda di Space Invader dalla curva Marasso, gli altri due sono riusciti a finire la gara. Analisi impeccabile, come sempre, per il grande Max. Ora catapultiamoci a gara 2, i motori non si possono freddare. Davanti a sinistra ora abbiamo Lighter, mentre suo fratello Darker è alla sua destra. Dietro di loro rispettivamente Space Invader e Crossover, che avrà il suo bel da fare per scavalcare gli altri davanti. Senza indugi, motore, azione, propulsione. Barra dritta tutta birra per i due fratelli davanti. Leggerezza di Darker in testa a coda. Camaro Chevy testa a testa, ma lei tiene la posizione. Gentile nel gruppo di coda che investono Jimmy. Delirio di ferro. Arrivo in disordine. Lighter, Darker, Crossover e Space Invader. Una batteria confusa ma carica di agonismo. A metà gara andiamo a vedere i parziali. Questo è il momento di puntare sul cavallo più veloce. Darker di Timmy Four al momento guida la testa della classifica con 8 punti. Segue con 7 punti il fratello Jimmy Four su Lighter. Crossover con Arturo Pistone colleziona 5 punti, ma un appuntamento di famiglia che non può lasciarsi scappare. Chiude il gruppo Space Invader con solo 2 punti in 2 round. C'è da aspettarsi di tutto. La sabbia nella clessidra scorre veloce, amici dei motori, e non possiamo più attendere oltre. Il round 3 vede davanti a sinistra Space Invader e attaccato al suo posteriore c'è Arturo Pistone su Crossover. A destra davanti invece Lighter di Jimmy Four, che non è Timmy Four, e dietro di lui Darker di Timmy Four, che non è Jimmy Four, ma suo fratello. E basta Max, mi fai venire il mal di testa. Allora motore, frizione, lancio. Stavolta Gambler parte spedito ma Lighter si ribalta prima delle chicane. Disastro. Si ferma anche Darker che prende il verde nel ripieno. Space Invader sembra essersi svegliato e mantiene il comando fino alla fine. Vince, riavviene
apri i giochi. Secondo crossover che con astuzia porta in cassaforte punti preziosi. Mentre doppio DNF per i fratelli Four, che hanno mancato un'occasione d'oro. Rivediamo il fattaccio nel replay. Jimmy Four perde platealmente il controllo prima della chicane e vede il mondo sotto sopra dalla sua auto. Mentre Timmy si è lasciato distrarre dall'accaduto andando a sbattere contro il guardrail interno. Davvero un evento inaspettato. Ma infatti, tanto che al momento crossover e Darker sono a 8 punti, mentre Space Invader e Lighter a 7. Può accadere di tutto, sarà un finale mozzafiato. Final round. Crossover parte davanti a sinistra, mentre a destra troviamo Martin Gambler su Space Invader. Ottima posizione di partenza per lui. Dietro di loro ci sono i due fratelli Darker e Lighter. Chiamate un esorcista perché sono indiavolati. La quiete prima della tempesta. Pronti, partenza e via. Crossover stacca tutti dopo i primi metri. Darker tenta di zitarlo dopo, la Mamushi si avvicina. Si toccano veloci nel gioco e vince Crossover. Arturo pistone alla benzina che gli scorre nelle vene. Secondo Darker, terzo Space Invader ed ultimo Lighter. Avete intuito chi passerà in finale? Riepilogo immediato. Accedono alle semifinali Arturo pistone su Crossover con 13 punti e Darker di Timmy Four con 11 punti. Per un soffio Martin Gambler con Space Invader non ce l'ha fatta a fare l'ennesimo gioco di prestigio, mentre Lighter può recriminare solo se stesso per la pessima prova nelle ultime due batterie. Anche oggi abbiamo visto una gara epica, tutto sul filo del rasoio, tutto all'ultimo respiro. Se soffrite di asma, prendete il NASCAR Madness a piccole dosi. La prossima settimana c'è l'attesissima finale e poi Street Night Racers. So che molti di voi lo stanno aspettando con ansia e anche noi non vediamo l'ora di vedere i vostri bolidi in pista. Se volete partecipare, scrivete una mail a topdriver365@gmail.com e vi faremo sapere tutti i dettagli, dove, come, quando, cosa e perché. Vogliamo ringraziarvi per averci seguito anche oggi e vi invitiamo a supportare il canale con un bel like, un commento magari, e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. Come sempre e per sempre, buonanotte e buone botte. Ultimo ma non ultimo, il più fragoroso saluto da Stinky e Max Power. Da Pico Serpente per oggi è tutto. Rimanete sintonizzati su Top Driver, dove i motori non dormono mai.